5 per questo martedì 13 gennaio, sempre le corse si fanno, io non lo so, sempre corri di qua, di là, per portare il meglio in diretta con noi. Addirittura, addirittura. Signori, sono in diretta con biologa, nutrizionista, dottoressa Raffaella Tosi, buongiorno. Buongiorno a tutti, ciao Antonella. Allora, cara nutrizionista, cara esperta, le vacanze sono finite, i bagordi pure, abbiamo mangiato, anzi avete mangiato perché io sono sempre attenta. E quindi cosa si può fare per riprendersi da queste festività, da questa roba che si è mangiata? Poi voglio dire, tutta roba pesantissima, sta tradizione culinaria che abbiamo soprattutto per il periodo delle feste. Sono tradizioni che veramente ci azzavorrano. Sì, hai voglia. Allora, No, mi è piaciuto cosa avete mangiato, io no. voi avete, Voi, che cosa io avete mangiato? Tu no, no. io mi tengo lontana da tutto, perché è una forma proprio mia, no, di scappare da queste tavole imbandite, anche se poi mi facciano da morire, guai se non ci fosse tutta sta roba a tavola. Però guardi. Però guardo, io guardo, spilucco, provo, faccio così. Però vabbè, non parliamo di me, parliamo di te. Ok. Cara dottoressa Raffaella Tosi, cosa si può fare? Beh, le regole sono quelle Di sempre basilari, ma soprattutto cerchiamo di incrementare il basilari. movimento. Sì, dai. Sì, eh. Sì. Perché insomma abbiamo mangiato tutti tantissimo e adesso dobbiamo smaltire, quindi rimetterci in riga, ricominciare con un'alimentazione. Tu sai che io appoggio la dieta mediterranea in tutto e per Sì, tutto. ne abbiamo parlato anche altre Tante volte, abbiamo volte parlato della piramide, di sì. questi cibi che poi hanno preso altre posizioni all'interno della piramide Esatto, alimentare. esatto. Comunque, incrementiamo sicuramente l'utilizzo di frutta e verdura, cerchiamo di utilizzare più fibra possibile. I carboidrati non li demonizziamo, però cerchiamo quelli più a basso indice glicemico, quindi Aspetta, come si fa a cercare il carboidrato a basso indice indice glicemico? Mi glicemico. sembra una cosa un po' così, però No, aspetta, in realtà, come si fa? allora, è molto semplice. Tu dici, è un termine tecnico, no? No, No, io vado al vabbè. supermercato e faccio la commessa. Senti, mi dai un carboidrato a basso indice glicemico? Perché? No, assolutamente no. Si tratta di tutti quelli più ricchi in fibre, quindi meno elaborati, meno Meno raffinati. lavorati, raffinati, esatto. Quindi Quindi va non la bene la farina. pasta Va integrale? benissimo la pasta integrale, va benissimo il cereale, il farro, che è buonissimo, il grano saraceno, ma adesso c'è la quinoa, l'amaranto, c'è una marea di cereali che La potresti chinoa e utilizzare anche l'amaranto. tu, tra Anche io l'altro. che sono celiaca. Senti, Esatto. io ho preso in considerazione da un po' di tempo a questa parte il riso venere, il riso Che nero. buono, Cioè, col per cuocerlo ci pesce. metti 6 ore, per Sì, è esempio, però vero. non scuoce mai. Va bene quello? Sì, Fa ottimo. bene? Sì, fa Molto meglio del bene. riso semplice, Assolutamente, perché molto non è più raffinato. ricco. Sì, non solo, ma anche molto più ricco di nutrienti. Hai visto? Ecco, Esatto. Mentre bene. invece il meno ricco di nutrienti è il riso, che piace a tutti. Basmati? Brava. Ho studiato. Brava. Allora, aspetta, andiamo per gradi. Qual è il riso che dovremmo utilizzare? Ma sicuramente il riso integrale, Sì. quindi va benissimo anche il riso venere. C'è anche il riso rosso, che è molto molto buono, ci mette anche quello una marea di tempo a cucinare, non scuoce. Sì. Se no, tra i tradizionali, il parboiled, che è il Ah. meno elaborato. Meno elaborato, e va bene, quindi insomma tuffiamoci in questo. Allora, frutta e verdura, il bello è che lavoriamo e non è facile, insomma, mettersi là a pulire, a cuocere, a fare. Vabbè, Che diciamo che la sera, fondamentalmente donne, sì, la quando tornate sera, da ma lavoro. le tecnologie un po' ci vengono incontro, su. Alla fine è chiaro che lo spinacio surgelato non sarà mai come quello fresco, però in Però mancanza d'altro si può almeno è fare, fibra, almeno è fibra. esatto. Allora, quali sono le problematiche più forti che tu hai durante la tua quotidianità nel lavoro? Cioè, tu parli continuamente con pazienti, qual è lo scoglio più importante da superare? Allora, quello sicuramente la cosa più difficile è quello delle persone che vogliono il risultato in brevissimo tempo. No. E purtroppo è veramente quotidiano questo problema. Il problema è che ci se ne accorge fin troppo tardi. Allora, nel momento in cui uno vuole mettere riparo, già dice. Ma io credo che la colpa sia anche molto della pubblicità.
quindi di questi metodi di rapido dimagrimento che poi in realtà portano solo un bluff. È vero che il rapido dimagrimento comunque potrebbe portare anche la rapida rapido aumento con gli interessi. Perfetto, quindi insomma facciamo anche questo, quindi attenzione a non voler insomma chiedere troppo da una dieta o da un recupero del fisico, anche perché è uno stile di vita. Se uno lo prende come stile di vita, in tu dici io amo mangiare, mi piace stare in queste tavole imbandite, però spizzico un pochino, sì, ok, però è il tuo stile di vita, sì. Ognuno deve avere il proprio stile di vita il più possibile corretto, quindi un po' di tutto, lo sgarro ci sta sempre. No, lo sgarro, lo sgarro figurati se non lo so. Però ecco, ci può stare, però ci può stare anche però ci sta anche il recupero. Bene, allora facciamo così, fra poco torniamo a parlare con la nostra amica che spesso è venuta a trovarci su Radio 9 per il nostro pungiglione, Raffaella Tosi, la nostra amica dottoressa, biologa, nutrizionista. Bisogna tornare un attimo in forma, anche perché la prova costume è dietro la porta. La salutiamo l'amica Tania Di Marco che ci ascolta dall'Alba Adriatica. Ciao Tania, bella. Allora, si parla di difese immunitarie, questo è un periodo un po' triste per chi si ammala spesso e volentieri. Non guardare me, perché non ho neanche la tosse neanche il raffreddore. Strano. Mi si è rotta un'unghia al massimo, guarda qua. Aprendo la porta. Senti, no, perché? Perché in questo periodo sento parecchi amici o colleghi che si ammalano perché un po' fa caldo, un po' fa freddo. Abbiamo avuto un weekend piuttosto caldo, poi sì, all'improvviso piovuto, poi però ci si ammala perché il caldo della macchina, il freddo fuori, insomma ci si può curare, lo sappiamo, anche con un'alimentazione giusta. Sicuramente. Cara dottoressa Tosi, cosa puoi dirci? Allora, sicuramente, e anche qui rientrano in ballo frutta e verdura, perché sono ricchissime di antiossidanti. Le sostanze antiossidanti hanno questa capacità di rinforzare le difese immunitarie. Quindi sicuramente frutta e verdura fresca e di stagione, ma se non dovesse bastare in alcuni periodi dell'anno, ben venga l'integrazione. Attenzione all'integratore, sì, che andiamo ad acquistare. Ecco questo. Anche lì non è facilissimo, perché è vero che la farmacia dovrebbe ricoprire un ruolo imparziale, no? Sai, però tante volte ti dà il prodotto perché il rappresentante ha dato magari degli incentivi, ecco, piuttosto che sotto banco. Sai, il pungiglione serve anche a a lanciare queste frecciatine. Dovremmo fidarci un pochino di più del farmacista in generale, che ha sempre su un camice e una spilletta che dovrebbe in qualche modo garantire sicurezza, serenità, qualità, eccetera, eccetera, anche professionalità. Se no, rivolgetevi a un biologo nutrizionista. Ecco, perfetto. Una a caso. Allora, frutta e verdura. Anche il probiotico, perché comunque se l'intestino sta bene, come dicevano un po' le nonne, se l'intestino sta bene, in realtà sta bene tutto il corpo. Quindi spesso e volentieri utilizzare probiotici che non quelli che si bevono la mattina? Non sono i fermenti lattici. Ecco, spieghiamo, Lo spiego velocissimamente perché ci tengo veramente tanto. Allora, il fermento lattico è ciò che serve per fermentare il latte e farlo diventare yogurt. Quindi fa bene, ma sicuramente non colonizza il nostro intestino. Okay. Mentre il probiotico è sempre un batterio buono, ecco, che va a colonizzare il nostro intestino, quindi a rinforzare i batteri già esistenti buoni e quindi a rinforzare anche le nostre difese immunitarie. Giusto, senti, non mi importa di nulla, facciamoli dei nomi. No. Scusa, qual è il probiotico? 3-4 probiotici che potremmo prendere in considerazione. Andate dal farmacista. Dai, mi sento. No, ce ne sono diversi. Ma allora, io ho un'azienda che mi piace tantissimo perché ha selezionato dei ceppi in base alle patologie anche. La e vedo bocca? Che vedo che funzionano molto bene. Si chiama Bromatec questa azienda. Non è molto conosciuta, purtroppo è un po' cara. Però ne vale la pena. C'è in particolare una linea di probiotici di questa azienda che serve proprio per le difese immunitarie e anche nel post-chemioterapia. Ah, ecco, quindi diciamo che sono. Dove si trova? In erboristeria, farmacia. E si chiama, ripetiamo? Bromatec, ecco, perfetto. No, non prendiamo nulla, no? Non è che qualcuno ci paga per questo, però almeno se dobbiamo dare le informazioni, diamole bene. Se noi facciamo i servizi a metà.
E chi se ne importa? Allora, quindi si può prevenire e poi chiaramente la classica spremuta d'arancia. La classica spremuta d'arancia fa bene, il kiwi fa bene, la spremuta d'arancia va bevuta subito, mi raccomando, non facciamola e dopo la beviamo 3 ore dopo. Non la dovete lasciare in frigorifero. No, perché muore tutto. È buono, ma poi non fa nulla. Mentre i centrifugati. I centrifugati. Adesso ci sono tanti bar che fanno dei centrifugati che sono la fine del mondo. A base di frutta e verdura. Il melograno? Melograno fa benissimo, spremuto a freddo, quindi si può fare tranquillamente a casa senza spendere 3 euro al bar per la spremuta di melograno. Poi se ci avete voglia, fate al bar, però basta tagliare a metà un melograno e spremerlo nello spremiagrumi. Come fate con i limoni, perfetto. E poi l'olio. L'olio fa benissimo anche questo. Abbiamo rivalutato l'olio. Prima era il classico cucchiaino, Dio fa ingrassare, però l'olio crudo. L'olio a crudo va benissimo. Anzi, siamo sui 2-3 cucchiai al giorno a persona. E non parlo di persone a dieta, parlo di persone insomma che seguono uno stile di vita corretto. E poi anche gli altri oli, gli altri grassi buoni, quindi gli omega 3. Sì. Gli omega 3 presi dai pesci grassi, salmone, sgombro, ma non solo, i semi di lino. Che servono anche per l'intestino, per aiutare l'intestino, ma sono molto ricchi di omega 3. Frutta secca, anche quella non ce la dimentichiamo. 2 noci al giorno io, sono poche? Anche 3, va anche benissimo. Anche 3, allora devo recuperare. Va benissimo, anche per chi fa attività fisica. Quanta ne vuoi? Su e giù per le scale. Su e giù per le scale, palestre, cose. Raffaella Tosi, la nostra dottoressa che tornerà a trovarci. Oh, ti aspetto a breve, dai. Va benissimo. Tempo 15 giorni, prepari un altro argomento e torni a trovarci, va Perfetto, bene? Perfetto, va benissimo. La nostra dottoressa Tosi è stata con noi questa mattina, torna in studio. Dove si trova il tuo studio? San Benedetto. San Benedetto. Adesso San Benedetto. Perfetto, sì. Grazie, buona giornata. Ciao, grazie a te.